Trentino, dove la storia riaffiora grazie ai lavori che sono in corso presso il convento di San Francesco e per la sua ristrutturazione sono emersi degli affreschi di importanza storica e culturale e noi con le nostre telecamere siamo andati a controllare. Proseguono i lavori di recupero dell'antico convento San Francesco a Policastro Bussentino e non mancano le piacevoli sorprese che gli interventi in corso stanno portando alla luce. Sono emersi infatti alcuni affreschi di valore inestimabile, visto che la struttura risale al 1200. Con le nostre telecamere abbiamo ripreso per la prima volta gli interni del convento. Sin da subito abbiamo notato le volte intarsiate che indicano l'agiatezza e la vivacità culturale che ruotava attorno al convento. Ed ecco gli affreschi. Uno rappresenta l'antico stemma di Policastro, dell'altro, raffigurante un leone, si sta valutando il significato nel contesto generale. Il terzo, infine, è il viso di San Francesco, a cui il convento era dedicato e che potrebbe essere un segnale dell'effettivo passaggio e della sosta del santo proprio in questi luoghi. Sugli affreschi e gli interni ci sarà un'azione importante di restauro che permetterà di mostrare anche l'imponenza delle volte, così come all'epoca venivano costruite. Gli studi della soprintendenza e degli esperti dovrebbero inoltre aggiungere conoscenze a quanto già si sa dell'antica Policastro, del convento e delle sue opere interne. I lavori dovranno concludersi entro dicembre 2015 e alla fine il convento sarà museo, biblioteca e centro studi, con la possibilità di valorizzare quanto rinvenuto nella cittadella antica. È un'opera significativa, un'opera che sarà destinata a museo, quindi tutti i reperti ritrovati negli scavi degli anni 60, 80 e ultimamente negli scavi romani saranno portati e quindi fatti visitare da tutto il territorio e quindi diventa anche un turismo archeologico, monumentale importante. Poi ci sarà il piano superiore, il piano terra faremo il museo. Il piano superiore ci sarà una biblioteca importante dove ci saranno 7-8 stanze che possono utilizzare tutti gli studenti del comprensorio del Golfo, ma anche un turismo culturale dove faremo anche delle stanze per pernottare chi vuole scrivere un libro o documentarsi, scrivere una tesi, può venire qua e soggiornare in questo posto meraviglioso che si trova a 100 metri dal mare. E andiamo a Sapri, dove a metà mandato l'amministrazione comunale tira le somme, se sarà necessario, saranno ridotte.